Ciao ragazzi, bentornati, complimenti nell'unica serie su YouTube che tratta l'argomento della cessione della Roma. Se non siete iscritti a questo magnifico canale, ragazzi, iscrivetevi perché così potrete rimanere aggiornati su questo argomento e su molti altri. Attivate la campanella, altrimenti vi perdete i video e poi dopo mi andate in giro dicendo delle cose sbagliate dal punto di vista appunto economico, finanziario e tutte le questioni relative alla cessione della Roma. Oggi vi voglio dire questo, oggi vi voglio dire anche che ho aperto un canale in inglese. Qualora voi non foste iscritti a quel canale, andate lì ed iscrivetevi, perché innanzitutto mi potete dare dei consigli sull'inglese o magari apprendere qualcosa. E poi è un canale che io ho aperto in collaborazione con John Solano, che è il direttore di Roma Press. Dove sta John Solano adesso, ragazzi? Sta seguendo la trattativa Friedkin Pallotta, trattativa che è entrata nel vivo. E allora, dato che la trattativa è entrata nel vivo, io vi vado a prendere un articolo molto molto interessante. Da dove? Voi vi starete chiedendo, ma chiaramente, ragazzi, dall'applicazione di OneFootball, che potete trovare, il cui link potete trovare sotto in descrizione. Cliccate sul link per scaricare l'applicazione di OneFootball, che è un'applicazione gratuita. Che cosa fa? Vi tiene aggiornati sulla squadra del vostro, sulla squadra che tifate, no? Io per esempio ho selezionato la Roma e come potete vedere da questo articolo, che riporta appunto le parole di Pagine Romaniste, per capirci l'ex testata giornalistica di Filippo Biafora, un articolo che vi dice: cessione vicina, ma la firma slitta a domani. Slitta forse a domani. Vi andate a leggere l'articolo, e il figlio Ryan, di chiaramente Ryan Friedkin, sembrerebbe pronto a trasferirsi a Roma per gestire la situazione della Roma e molto altro. Quindi ragazzi, scaricate l'app dal link in descrizione, totalmente gratuita, e potete rimanere aggiornati. Attivate anche qui la campanella e andate in giro aggiornati, potete aggiornare anche gli altri tifosi della Roma. L'obiettivo di questo video qual è? Sono due gli obiettivi. Allora, innanzitutto voglio parlare dell'evoluzione della trattativa. Quando la trattativa, secondo me, è iniziata, chi mi segue da tanto tempo già lo sa, chi mi segue sulle live lo sa, ma è bene ribadirlo. Andare un attimino a riprendere con una fantastica timeline che ho disegnato sulla lavagnetta là dietro, cercare di capire che cosa è successo fin dall'anno scorso, perché secondo me già l'anno scorso c'erano i segnali per quello che sta accadendo quest'anno, perché le cessioni di società non si improvvisano in 2-3 mesi, a parte casi rari come per esempio Yonghong Lee e company. Il secondo obiettivo è quello di farvi ragionare sulla follia di alcuni articoli che sono usciti questi giorni, che hanno mandato qualche mio collega romanista in crisi. Non del romanista, qualche tifoso romanista. Andiamo a prendere la timeline, la fantastica timeline. Iniziamo da marzo 2019, cioè da un anno fa. Meglio dire aprile, vabbè, insomma marzo-aprile. C'era qualcosa che non mi tornava, perché? Perché a marzo-aprile io già più o meno con le stime vi avevo stimato quello che sarebbe successo nel mercato estivo, prima del 30 giugno. Cioè il mercato estivo, sapete, va a cavallo di due bilanci della Roma, quindi il bilancio scorso sapevo si sarebbe chiuso comunque con un passivo abbastanza rilevante, vista la semestrale, perché appunto avevo fatto le proiezioni e avevo capito che c'era comunque da vendere in estate, cioè c'era da realizzare qualche plusvalenza. Si parlava in questo periodo di chi? Di Antonio Conte. Antonio Conte è chiaramente un allenatore che ti viene e ti pretende delle cose, ma soprattutto ti costa tanto dal punto di vista economico. Chiaramente l'avere Conte ed andare in Champions League in questo momento sarebbe stato utile, ma parlare di Conte dopo l'arrivo di Ranieri e comunque tutta quella tiritera che si è fatta era per un Conte, quindi per l'anno successivo non ti avrebbe potuto garantire l'accesso alla Champions League in quest'anno, perché non c'era l'uso della panchina l'anno scorso, ma ci sarebbe stata solo dall'anno prossimo. Ed allora c'erano dei discorsi da fare, no? Bisogna mettersi lì con il bilancio e capire se questa è una cosa fattibile. Era una cosa che mi sembrava strana, cioè nel senso, io vi ricordate che vi feci anche un video: Antonio Conte è molto fattibile per la Roma, perché? Perché se tu prendi Conte e poi vai in Champions League ti sei ripagato un investimento. Questo lo facevo quando? Lo facevo dopo Bologna dell'anno scorso, quindi parliamo addirittura di ottobre del 2018. Quindi dopo ottobre del 2018 vi dicevo: prendiamo Conte, perché se prendi Conte chiaramente ci va in Champions League. La Roma aveva le possibilità, arrivata a due punti, non è stato preso Conte, sono state fatte altre scelte, dopodiché riesce il nome l'anno prossimo, il progetto degli anni successivi. Beh ragazzi, allora già lì si doveva accendere nella nostra testa un alert, cioè che cosa sta succedendo?
il mio sentore era che qualcosa non tornasse, perché è vero che puoi dire a un certo punto, la società può dire ok, facciamo questo salto in avanti. Cioè, per esempio, la Lazio potrebbe dire in questo momento, l'anno prossimo facciamo un salto in avanti, prendiamo un allenatore da 10 milioni di euro, lo potrebbe fare. Perché però la Lazio? Perché va a fine anno ed ha un bilancio che non finisce in perdita. Cioè, se la Roma mi va a finire in perdita qui al 30 giugno, mi finisce in perdita, vuol dire che la situazione economica non è delle più rose, e quindi è vero che puoi fare investimenti quanto ti pare nel mercato estivo prossimo, ma comunque sia li andrai poi a pagare l'anno successivo, cioè al 30 giugno del 2020. Già qualcosa non mi tornava. Il mercato estivo, ragazzi, è stato un mercato che, vi ricorderete, per chi mi ha seguito, vi linkerò anche questo video in descrizione, l'ho ripostato recentemente su Twitter, è un mercato fondamentalmente di investimento per la Roma, perché calciatori andati via in prestito, andati a zero, andati, Olsen è andato al Cagliari, Nzonzi è andato in quel modo, Garsdorp in quel modo, Schick in quel modo, sono calciatori che non ti portano assolutamente dal punto di vista economico alcun vantaggio. E quindi il discorso qual è? Il discorso era, io l'anno scorso vi dicevo a tutti quanti, da Asso a Sikolf a Gabomen a Gladiatore Giallorosso a tutti, in un video io li citavo tutti quanti e dicevo: ragazzi, attenzione, non vi rendete conto che la Roma sta investendo tantissimo, perché comprare Veretout, comprare Diawara, comprare Spinazzola, comprare Paolo Lopez è stata proprio un fulmine a ciel sereno. Cioè, Paolo Lopez è l'emblema che chi stava facendo questo mercato, cioè Petraghi, stava ragionando con dei dati che non erano i dati di bilancio, perché altrimenti si sarebbe dovuto procedere a vendere bene chi avevi, comprare di riffa di raffa qualcuno e giocare anche con qualche primavera. Io vi avevo ipotizzato addirittura di portare il centrocampista centrale della primavera, non mi viene il nome, su, non è ancora stato fatto, e quindi, ragazzi, sono rimasto molto sorpreso. Vi avevo detto: giochiamo con Mirante in porta e teniamo Fusato. Abbiamo Fusato, si parla un gran bene. Mirante, Fusato, invece Paolo Lopez acquistato, boom, fulmine a ciel sereno. Allora qui diciamo che mi si accende un attimino la lampadina, ragazzi, perché a parte che la lampadina che vi ho appena disegnato non è bellissima, ma vabbè, dai, alla fine non è manco tanto male. Subito un bel like di supporto per la lampadina. Mi si accende la lampadina e mi dico, qui c'è qualcosa che non torna, perché chi in questo momento ha i bilanci della Roma in mano e chi ha la contabilità, ragazzi, a meno che non è veramente ignorante, sa già la situazione che si andrà a prospettare alla fine del 2020. Cioè, bene o male ti possono cambiare delle poste, come per esempio i bonus che devi dare per i trofei che vai a conquistare, oppure i premi che tu prendi dai trofei e altre varie poste che non dipendono dalla tua volontà, diritti televisivi, incassi allo stadio, quello che vuoi. Ma bene o male sai come muoverti. Quando si parla di budget del mercato estivo, qui parliamo del mercato estivo chiaramente, ragazzi, il 2019, quello fatto da Petraghi. Beh, lì Petraghi dice: là il budget, è inutile che lui dice non ho budget perché non vuole dare indizi ai competitor, però il budget all'interno della società il direttore finanziario glielo deve passare. E allora che cosa vuol dire? Io quest'estate mi ero sbattuto tanto e io tutti i giorni che la Roma chiudeva un acquisto, cioè Veretout, Mkhitaryan, Smalling. Mkhitaryan è un acquisto molto costoso, cioè non so se ve ne siete resi conto, ma Mkhitaryan è stato pagato quanto un top player quasi, perché parliamo di quanto è stato pagato il prestito oneroso, 7-8 milioni di euro, più l'ingaggio altri 7, cioè ci costa in bilancio 15 milioni di euro. Quindi è un discorso di investimento pesante, cioè i prestiti non sono gratuiti, anche qualora fossero gratuiti devi comunque pagare l'ingaggio, quindi è un discorso di investimento. La Roma ha investito tanto, io qui a giugno vi feci un video in cui vi dicevo, o meglio ancora a settembre, vi feci un video in cui vi dicevo: ragazzi, cioè la Roma o fallisce o non partecipa alle competizioni UEFA l'anno prossimo, oppure deve vendere. Mi ricordo che anche qualcuno addirittura mi diede del Marioners o qualcosa del genere, perché io avevo dato la mano, che avevo fatto questa analisi, che è un'analisi che adesso più o meno all'uscita della semestrale, 3-4-5 giorni fa, tutti quanti hanno potuto apprezzare e andare a verificare. Adesso la mia domanda è: le analisi che ho fatto io, ragazzi, vi giuro che sono analisi semplicissime, tanto è vero che qualche altro ragazzo che è appassionato di queste cose l'ha fatta, per esempio Romanista Nazionale, ma lo stesso Ostini qui diceva: ragazzi, è semplice, cioè togliete i soldi della Champions, togliete la plusvalenza di Strootman e di Alisson e capirete che l'anno prossimo avremo una perdita clamorosa, a meno che non
non si va a ridurre i costi. I costi sono stati alzati perché la Roma ha investito acquistando e vendendo, a mio modo, a mio parere, male. E quindi qui era prevedibile già un cambio di proprietà. Cioè qui tutti quanti dovevano immediatamente pensare a che cosa? A un voluntary agreement. Perché? Perché era impensabile pensare che Pallotta potesse andare da una rottura con la UEFA e dire: io non voglio più entrare in Champions, voglio ricapitalizzare e gestire la società così alla carlona, senza andare più nelle coppe europee. Poi magari tra 3 anni ho messo a posto i bilanci, ho vinto 3 scudetti, mi ripresento all'UEFA e gli chiedo un'altra volta la licenza UEFA. Era un discorso impensabile. Qui a me già iniziava nella testa a venire in mente un'idea, cioè che tutte queste cose qui che sono state fatte erano state fatte perché? Perché la Roma già sapeva di avere delle certezze abbastanza sicure sullo stadio, che non so se sono state fatte, vi parlo di una mia ipotesi, B, che la Roma fosse in vendita. Adesso io qui e per sempre linkerò la vendita della Roma allo stadio, perché secondo me nessuno viene da Houston, come in questo caso Friedkin, a comprarci una Roma senza stadio, perché non è che sono masochisti, quindi continuo a ripetervi questa cosa finché non ci sarà una parola fine, staremo a vedere. E poi vi ho detto, questa è la situazione, cioè io qui a luglio, agosto, settembre, ottobre già vi dicevo la Roma dovrà necessariamente essere ceduta. Quindi io vi facevo quel video 5 giorni prima che uscì l'esclusiva del tempo, in cui vi spiegavo che era inevitabile una cessione. Mi condivisero, vi dico, in pagine, gruppi Facebook, insultandomi, dicendo che ero su tutto il mercato AS Roma, dicendomi che ero un marionez. In realtà, ragazzi, qualche giorno dopo uscì la notizia della cessione, insomma, dell'interesse da parte di Friedkin, e al 31 dicembre sappiamo che si è raggiunto più o meno l'accordo tra Friedkin e Pallotta. E poi qua arriviamo al secondo punto di tutto questo discorso, è per dirvi questo, ragazzi, questa situazione qui che io ho ipotizzato, poi vi dico, ipotizzare che Friedkin e Pallotta fossero più o meno già in contatto qui non lo so. Secondo me qui Pallotta già aveva avuto delle rassicurazioni sullo stadio, o meglio il discorso dello stadio era un discorso che era stato già concretizzato, cioè in grosso modo concretizzato. Poi è chiaro, ragazzi, che dipende dalle votazioni, quindi non vi sto dicendo che lo stadio sarà sicuramente fatto, anzi incrociamo le dita e pensiamo il contrario, perché altrimenti ci portiamo sfigatoni. Ma insomma, questo è il mio parere, la mia visione generale. Cioè qui però le persone devono, i giornalisti devono accendere il cervello, perché per esempio l'altro giorno ho sentito una domanda di Roberto Maida a Fonseca, che gli dice: ha visto i risultati della semestrale, è preoccupato dal bilancio. Beh, Roberto Maida deve un attimino fare il giornalista. Fare il giornalista significa anche imparare 2 nozioni di contabilità, perché vi dico, ci sono corsi base da 60 ore che si seguono, si riescono magari a capire queste cose. Si riusciva a capire questa situazione a inizio anno, quindi magari li avresti fatta direttamente a Petraghi a inizio anno. Com'è possibile che stiamo investendo così tanto? Cioè, il giornalista che vuole essere aggressivo e vuole fare il lavoro da giornalista va qui nel mercato estivo, quando viene presentato Mkhitaryan, gli porta la... Scusa una cosa, Petraghi, ma com'è possibile che l'anno prossimo ci ritroveremo con una proiezione di 150 milioni di perdite? Com'è possibile? Ma che c'è qualcosa sotto? E allora il giornalista, se vuoi fare il giornalista che è d'assalto, il giornalista serio che vuole andare lì a essere puntiglioso e dare un servizio, lo chiedi qua a Petraghi che cosa c'è. Poi magari lui non ti risponde, però intanto fai la domanda, poi il problema, non che mi vai qui a dire: hai visto i risultati, 87 milioni di euro. Lo sapevano tutti che la Roma avrebbe finito con 87 milioni di euro. La proiezione a fine anno quant'è? 160, 170, 180? Qualcuno mi diceva: ma a fine anno con quanto finimo? 50 milioni, vendiamo Under e stiamo bene. Ragazzi, non è una perdita questa che puoi riparare con le plusvalenze, perché è troppo 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 alta. Cioè l'anno scorso l'abbiamo fatta con Alisson e Strootman, ma quest'anno come fai a farla? Chiaramente non è un discorso che si può andare a recuperare con le plusvalenze. Quindi viene da sé che la Roma era necessariamente in trattativa con qualcuno. Io vi dicevo, che sia una trattativa vera o meno, che sia un altro fondo di Pallotta girato per andare a chiedere un voluntary agreement con la UEFA, ad avere quindi delle deroghe su quel paletto del un pareggio di bilancio, questo non lo so, staremo a vedere. Non c'ho la palla di vetro, se l'avessi saputo ve l'avrei detto prima. Però era evidente che la Roma doveva a fine anno andare dall'UEFA a discutere un voluntary agreement. Cioè questa qui era il punto di partenza, ma da giugno dell'anno scorso, non adesso che ci si sveglia 7-8 mesi dopo, perché ragazzi le proiezioni sono molto molto semplici, non è una questione difficile, vi ripeto, si può fare tranquillamente con un po' di pazienza, ci si mette a fare delle somme, delle differenze, e vi ripeto, poi dire perché
perché ti sta simpatico Ossini? Perché Ossini, nonostante non sia un economista, non abbia studiato economia, ci si è messo di buzzo buono e si è fatto spiegare, non so se l'ha fatto lui, si è fatto dei corsi o quello che è, e io, confrontandomi con Ossini, mi ha detto sì, hai ragione, non so come sia possibile il comportamento di queste strade. Il discorso di Romanista Nazionale ve l'ho fatto, siamo stati poche persone che avevano predetto questa situazione qui, che era una situazione assolutamente prevedibile e diciamo abbastanza scontata. Vi saluto ragazzi, perché il video è un po' lungo, iscrivetevi al canale, like, condividete con i vostri amici, chiamate il radio e di riguardo ci sono tanti, io già ci avevo detto giugno l'anno scorso, è veramente un grande. Ciao a tutti e ciao a tutti quanti.